Carissimi amici, salve Maria! Io sono Gianluca, degli Araldi del Vangelo, e vi do un bentornato sul nostro programma. Anche questa volta siamo insieme per camminare con i santi. Difatti, ogni volta che ci incontriamo raccontiamo una storia e da questa cerchiamo di cogliere qualcosa che ci aiuti per camminare verso il cielo. Oggi voglio raccontarvi una storia molto, molto particolare. Ecco, normalmente non raccontiamo proprio la biografia, ma raccontiamo una piccola parte della storia di un santo, di una santa. Ecco, questa volta invece vorrei farvi una panoramica completa sulla vita sofferente di questa donna eccezionale. Ma non vi voglio anticipare nulla. Preghiamo un'Ave Maria alla Madonna, chiediamo a lei di ispirarci, illuminarci, di aiutarci a trarre qualcosa che davvero ci serva per la nostra vita spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, oggi vi parlerò di Lucrezia Bellini, conosciuta come Beata Eustochio. Ecco, non è una santa molto famosa, è una santa molto 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 speciale. Ecco, qui a pochi passi dalla sede di Mira degli Araldi. Gli Araldi sono presenti in Italia, come sapete benissimo, a Roma e in provincia di Venezia. Ecco, a pochi chilometri dalla provincia di Venezia, più propriamente a Padova, ecco, c'è il corpo di una santa eccezionale, Beata Eustochio. I santi sappiamo, come abbiamo detto mille volte, che sono accomunati tutti da una cosa, la sofferenza. Vivere la sofferenza sulle orme del Creatore, sulle orme di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, questa santa la sofferenza l'ha conosciuta. E oggi noi dobbiamo riflettere seriamente su quanto sia minima la nostra sofferenza tante volte rispetto a quella di alcuni santi. Ecco, e anche se la nostra sofferenza si avvicina a quella di questi santi, se stiamo attraversando un periodo davvero drammatico, ecco, abbiamo dei modelli, Gesù Cristo è il re dei modelli, sua madre Maria Santissima. Ecco, ma abbiamo dei modelli da seguire. La croce, sua madre, nostra madre, e i grandi santi che hanno seguito questi insegnamenti, la buona novella del Vangelo, la novità del Vangelo, la gioia del Vangelo, e hanno camminato verso il cielo offrendo tutta la loro vita a Dio per i propri fratelli. Ecco, questa grande santa ha vissuto quasi tutta la sua vita posseduta dal demonio, quasi tutta la sua vita. Già la sua giovinezza è drammatica, nasce purtroppo da una suora e un uomo molto cattivo. Ecco, purtroppo in una comunità di suore dove l'amore a Dio era l'ultima cosa della loro vita, la meno importante. Erano completamente assuefatte dalle passioni queste suore, e una di queste concepì questa povera bambina che una volta nata rimase con suo padre, che era un mostro suo padre, che il suo desiderio era che questa figlia si perdesse, e il demonio stesso gli suggerì di lasciare questa bambina nel convento delle suore. Perché? Perché così era più facile perdere la sua anima in quelle cattive inclinazioni, in quei peccati, in quell'abominio che si viveva in quel convento. Ecco, questa bambina crebbe e fu sempre posseduta dal demonio. Il demonio si manifestava, ma il demonio non ha potere sull'anima. L'anima di questa bambina era pura, intatta, magnifica.
Il suo corpo invece, purtroppo, subiva le manifestazioni del demonio. Aveva scatti di ira, di rabbia, di cattiveria che non corrispondevano a quello che lei aveva nel cuore e soffriva tremendamente per questa cosa. Nella sua vita interiore, nella sua vita intima, nella sua vita spirituale, era eccezionale. Purtroppo questo non si tramutava in una vita esterna allo stesso modo perfetta, perché il demonio prendeva il possesso del suo corpo e faceva tante cose brutte. Ecco, nonostante questo, quando un po' alla volta quest'ordine sostanzialmente si sciolse, ma lei rimase l'unica nel convento, nonostante fosse posseduta, perché la sua anima era intatta, lei aveva il centro della sua vita, era l'adorazione a Gesù Eucaristico, l'amore a Maria Santissima. E quando il vescovo rifondò una nuova comunità di suore a sostituire quelle donne malvagie che avevano lasciato la loro vocazione, ecco, lei rimase lì con queste, che purtroppo non capirono la grandezza di Beata Eustochio. Non capirono, Eustochio è il nome da suora di Lucrezia, la piccola Lucrezia che è cresciuta e diventerà Beata Eustochio. Ecco, non la capirono perché era posseduta. E delle volte provò, il demonio attraverso il suo corpo provò a uccidere una consorella, altre volte a suicidarsi, ma non solo, il demonio le faceva di tutto, le tagliava le vene, la maciullava, la distruggeva, la sua vita era un'autentica sofferenza, era una sofferenza indicibile. E esorcisti di grandissimo livello non riuscirono a liberarla. Perché? Perché Gesù voleva che lei offrisse la sua vita come una vittima per il mondo. Beata Eustochio fu una vittima e soffrì tutto questo con rassegnazione e amore. Un giorno il demonio le fece prendere un pugnale e le parlò, glielo fece puntare da solo al cuore e le parlò e le disse: rinnega Gesù o io ti ammazzo. E lei rispose: con questo pugnale scrivimi pure il nome di Gesù sul cuore. Questa era Beata Eustochio. Un'altra volta il demonio la minacciò facendola salire sulla cima sul tetto, dicendole: rinnega Gesù o ti ammazzo, ammazzami. Io per Gesù farei di tutto, non lo rinnegherei mai. Pensate a questa suora che un po' alla volta viene esclusa da tutta la vita comunitaria. Viene esclusa da tutta la vita comunitaria come pericolosa, fino poi a doverla rinchiudere, anzi, fino a rinchiuderla in una cella e poi in infermeria, dove passerà la vita sola, il resto della vita sola. Questa suora morirà a 25 anni, di stenti, mangiata dalla possessione demoniaca e mangiata anche dalle penitenze e sofferenze che lei ogni giorno offriva come vittima per il mondo, come vittima per la salvezza delle anime. E anche se in vita non fu capita, ecco, oggi è una santa gigantesca. Ma lei venne liberata dal demonio poco prima di morire. Gesù le fece questa grazia, le permise gli ultimi istanti della sua vita di essere libera dal demonio. Ma anche quando lei, ancora posseduta, aveva capito che stava per lasciare la sua vita, non si ribellò, non chiese a Gesù di essere liberata, no. Continuò a pregare, continuò ad amare il Redentore e dirgli: Signore, sia fatta la tua volontà e non la mia. Che insegnamento gigantesco, dire al nostro Signore: Signore, sia fatta la tua volontà e non la mia. No, Signore, come tu vuoi, non come io voglio. Tu sei il Re, tu sei onnipotente, tu sei onnisciente, tu tutto sai e tu tutto fai per il bene. E anche se io sono sola, abbandonata, orfana di due mostri, anche se tutto il mondo mi ha rifiutato,
anche se mi hanno chiuso in una cella. Per me esisti solo tu. Per me esisti solo tu, Gesù. Questa è la vita di Beato Eustochio. Una sola suora la soccorse, diciamo, prima di morire negli ultimi istanti, e lei racconterà che sentì il demonio prima della morte di Beato Eustochio uscire dal suo corpo ed ecco rasserenarsi il volto della Beata, che stava sperimentando la gioia di poter essere libera pochi istanti prima di morire. Chiuderà gli occhi, li riaprirà nell'eternità, ma la sua anima fu vista salire in cielo da tutta la città di Padova e la gente accorse da ogni dove per capire chi era, cosa era, di chi era quest'anima che era salita in cielo davanti a tutta la città. Un evento straordinario. Il suo corpo morto profumò per settimane, anziché dico per mesi. I posseduti che si avvicinarono al suo corpo furono liberati per tempo e tempo. E ancora oggi tutti quelli che purtroppo hanno delle vessazioni, eccetera, che si avvicinano al suo corpo, ancora oggi trovano sollievo. È sepolta a Padova. Ecco, quando l'aprirono per vestirla, per sistemarla, per il rito funebre, ecco, trovarono veramente quella scritta che Beato Eustochio disse al demonio: fammela pure, vuoi ferirmi? Feriscimi pure, ma scrivimi Gesù sul cuore. Ecco, non si sa come quella scritta sia finita sul petto di Beato Eustochio, ma era inciso con un pugnale il nome di Gesù. Questa è la grande, magnifica storia di una donna che ha offerto la sua vita per tutti noi, che ha offerto la sua vita per la Chiesa, che ha offerto tutto se stessa, mettendo tutta questa sofferenza nei tesori della comunione dei santi, no? Questo tesoro inestimabile che è la comunione dei santi, da cui tutti noi, membri della Chiesa, ne gioviamo. E allora noi vogliamo pregare Beato Eustochio, vogliamo chiederle di essere il nostro modello nelle sofferenze, che non devono essere sofferenze, non sto parlando per forza di sofferenze dal punto di vista demoniaco, vessatorio, no, ma anche nelle sofferenze di tutto il giorno. Impariamo da Beato Eustochio cosa vuol dire accettare la sofferenza. Ecco, impariamo da Beato Eustochio, impariamo dal suo modello Maria Santissima, per poter camminare realmente sulle orme del nostro Signore Gesù Cristo. Anche questa volta io vi auguro un buon fine settimana. Pregherò per voi. Salve Maria.